Bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad aprire la nostra diciamo, chiamiamola collector, anche se si chiama premium edition di Tales of Vesperia. Vi state chiedendo come mai hai già iniziato a giocare, l'unboxing la stai facendo adesso. Praticamente in realtà non avevo preso la premium edition perché diciamo che ciò che contiene non mi fa impazzire, quindi avevo preso l'edizione normale, ma purtroppo il caso ha voluto che il gioco mi difettava. L'ho detto infatti durante qualche video mentre facevo la serie, ho detto questa cosa, e quindi non avendo la copia normale per la sostituzione del gioco, me l'hanno sostituita con la Collector perché era l'unica disponibile che c'era. Non so se ci è andata bene o male, diciamo che ho dovuto mettere la differenza di 30 euro per un pacchetto che non mi fa impazzire. Però è comunque una premium edition e quindi la unboxiamo. Purtroppo me l'hanno data oggi, quindi effettivamente sono andata avanti col gioco finché non me l'hanno cambiato. E adesso oggi facciamo l'unboxing. Praticamente abbiamo quasi finito il gioco, no scherzo, ancora ci manca veramente tanto. Comunque, andiamo ad aprire. Penso che la parte più bella degli unboxing è togliere la plastica. Allora, vi faccio vedere la scatola, cosa contiene, artbook, colonna sonora che non potrò mai sentire perché non ho un lettore CD, o forse potrei sentirla nella PlayStation, effettivamente sì. Le spille, gli adesivi e come si chiama, la copertina digitale dello steelbook. Ok, adesso li andiamo a vedere tutti insieme. Avrebbero potuto mettere dei DLC bonus con dei VCD bonus. Ok, questa è una sovra, diciamo, cover. E qui c'è lo scatolo vero e proprio, che comunque non cambia nulla, è sempre così come lo vediamo. Cerchiamo di non rovinare troppo la scatola come al mio solito. Ok, cosa usciamo prima? Usciamo prima il gioco, che è quello che non ci interessa, che tanto lo sappiamo com'è. E poi andiamo allo steelbook. Onestamente, ogni volta quando fanno le edizioni, fanno queste, diciamo, steelbook, non mi fanno impazzire. Ah no, ok. Quindi nello steelbook ci sono le colonne sonore. Ok, io pensavo fosse la custodia rigida per mettere il gioco, invece no, qua dentro ci sono le colonne sonore. Ci sono ben 4 CD di colonne sonore. E da quello che ho letto su internet sono totalmente intere, quindi non ci sono tagli nelle colonne sonore né niente. E vedete come è carina l'immagine dei personaggi. Abbiamo Yuri, Estelise, Flynn e se non mi sbaglio si chiama Patty. Coral, l'abbiamo incontrata poche volte nel gioco, quindi non mi ricordo bene i nomi. Ok, lo steelbook possiamo metterlo da parte. Beh, non è malissimo, ma niente di che. Andiamo ad aprire l'artbook. Non è nemmeno in italiano. Dopo che una vi dà 30 euro in più, potevate anche tradurlo, no? Giustamente, lasciamolo in inglese. Dico, poteva anche essere in italiano, è una cosa in più, cioè 30 euro. Non voglio essere ripetitiva, però, Dio, non costava nulla tradurre 4 fogli. Ok, qua diciamo fanno vedere delle ambientazioni, le città, ma non voglio fare spoiler, quindi. I personaggi.
Flynn l'abbiamo incontrato, Carol già fa parte di noi, Raven l'abbiamo incontrato, Patty l'abbiamo incontrata, lì ancora ci manca. Bene, qui troviamo delle immagini molto carine. E anche qui, queste sono delle immagini prese dal film, come vi dicevo, forse l'ho detto in qualche episodio, che esiste un film che ancora non ho visto, infatti c'è scritto movie. Infatti sono... penso che lo andrò a vedere. Praticamente è un film dove... praticamente è una storia prima del gioco, quindi Yuri è arruolato nel, diciamo, nell'esercito, eccetera. Sono curiosa di vedere questo film, potrebbe essere interessante. E poi, vabbè, troviamo... dei film, eccetera. Sì, molto carino, però, ripeto, c'è una specie di fumetto. Ripeto, nuovamente poteva essere in italiano, quindi perché fare una collector con un artbook in inglese non c'è del senso. Ok, e per finire l'ultima cosa, che è questa, e se non mi sbaglio contiene, ma... mi sono accorto di una cosa, però prima la apro per essere sicura di questa cosa. Ok, no, scherzavo. Allora... il set di quattro sfile, forse è l'unica cosa carina di questa collector. Questa è bellissima. Anche questa. Queste due non mi fanno comunque impazzire. Sì, diciamo che sono una delle cose, delle poche cose migliori di questa collector. Poi abbiamo gli adesivi, che sono carini, un set di adesivi, dove praticamente abbiamo tutti i personaggi, tutti o quasi tutti, no, sono tutti i nostri, i personaggi che possiamo avere in squadra con noi. Ci manca lei, che a breve incontreremo. E Raven non fa parte ancora del nostro team, nemmeno Flynn, quindi significa che presto potremmo averli anche loro in squadra. Ok, e per finire il set di carte, sempre in inglese. Ora, due sono le cose, perché fare delle carte che non servono a nulla? Nel senso, non esiste, credo che non esista un mazzo da gioco con queste carte. Quindi sono magari delle carte che mostrano il personaggio, gli anni, l'altezza, le abilità. Ma non ha senso fare delle carte collezionabili. Infatti, vedete, anni Yuri ha 21. Lei ne ha 18. Sembrava più grande. Flynn ne ha 21, stessa età di Yuri. Hanno la stessa altezza anche. Vabbè, il cane. Carol ne ha 12. Rita 15. Effettivamente Rita è piccola. Però non l'avevo capito. Quindi boh. Ovviamente quello più grande è il nostro Raven con... non capisco se è 35 o 55. Aspettate che c'è la luce. Credo che sia... 35, 35, 55 era troppo. E lei ne ha 19. Diciamo che le carte non sono male, ma ripeto, non hanno tanto senso. Diciamo che questa è stata, e penso che è finito qui. E questa è la nostra collector. Purtroppo devo dire una cosa rispetto a tutte le altre collector che ho aperto, che le collector di Nintendo Switch, questa sarà la prima che andrò, che ho comprato, diciamo che non l'ho comprata di mia spontanea volontà, sono stata un po' costretta a comprarla, ed è la prima che compro su Nintendo Switch, e devo dire che su Nintendo Switch le collector o comunque Definitive Edition o Premium Edition stanno, diciamo, scarseggiando. Tutte le collector che sono uscite di 3DS,
Zelda, Xenoblade, sono state un po' povere. E non dico povere perché manca l'action figures, ma perché tu dici che sono povere perché non c'è l'action figures. No, però a livello di contenuti, pagare 30 euro in più per avere degli adesivi, delle carte, un artbook che non è nemmeno tradotto in italiano, mi sembra, diciamo, un po' una cosa esagerata. Nel complesso, ovviamente, è carina. Il prezzo magari è eccessivo, effettivamente non capisco la differenza di prezzo fra PS4 e Switch. Perché su PS4 il gioco base costa 40 euro, invece su Switch costa 50, quindi automaticamente anche la Collector o la Premium Edition cambia di prezzo. Quindi su Switch costava 80 e su PS4 costava 70. Ok, va bene, ma è il contenuto che manca. Quindi, ok, che ci sono le colonne sonore, l'artbook, gli adesivi, le carte che. A cosa servono? Però boh, 30 euro non in più al gioco, perché comunque il gioco merita. Ripeto, questa collector non è poi così brutta, però sono cose un po' senza senso. Guarda, mi accontentavo di un poster invece di carte che non mi servono. O boh, mettete qualcosa, un bracciale. Diciamo che è molto povera da questo punto di vista, perché lo Steelbooks con le colonne sonore ci può anche stare, l'artbook ci può anche stare, lo troviamo in quasi tutte le edizioni, però non mi puoi mettere soltanto gli adesivi, le spille, gli extra e le carte. Poi fai sul sito un action figures del cane, perché non farmela pagare 100 euro e mettermi l'action figures del cane? Questo è il mio ragionamento, ma comunque nel complesso ti vedo questa collector va bene, è carina e il gioco merita, quindi sono per me 30 euro ben spesi, anche se non sono particolarmente felice dei contenuti che ha questa Premium Edition. Però se il video vi è piaciuto vi invito sempre a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. Se non state seguendo la mia serie vi invito a seguirla, vi lascio giù il link in descrizione per vedere eventuali episodi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!